Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti nel mio canale, benvenuti in un nuovo video di Dragon Age Inquisition. Allora ragazzi, abbiamo creato questo nuovo accampamento, andiamo a riempire, no, sono già riempite le nostre pozioni, per cui non ci serve altro. In teoria ragazzi abbiamo anche terminato una delle quest. Allora, noi adesso vabbè stiamo facendo questa a fiato corto, cioè di cercare una pozione praticamente che va a creare sì, un'apposita pozione, insomma, che dovrebbe crearla il figlio di qualcuno all'interno di quel villaggio che è andato in queste montagne. Strane frequenze. Ecco, noi abbiamo finito anche questa, dove abbiamo preso questo ferro e 5 pezzi di drachite, per cui dopo vedremo anche dove consegnarla. Però intanto proseguiamo la nostra missione per trovare questo tizio, per creare la nostra pozione. Intanto anche dovrebbe tra l'altro servirci solo un montone ancora. Ah cazzo, ma qua c'è un combattimento. C'è un combattimento, non so chi cazzo siano. Costoro. Allora, andiamo ad attaccare questa merdaccia. Ah no, ma io devo ho attaccato tutti praticamente. Aia cazzo. Aia. Aia. Ma che roba è? Fermali. Prendi immediatamente sta cazzo di pozza. Porca troia. Madonna, ma avete visto che razza di... C'è già... Porca miseria, è già morto il nano. Giù a terra tutti e due. Allora, i maghi prima di tutto. Ok. Dai che questo è morto. Hola. Adesso chi cazzo manca? Oh, oh, oh. Abbiamo battuto tutti? Porca miseria ragazzi, è stato uno scontro micidiale questo, veramente? Maledetti bastardi. Allora, anello... cosa? Il mago anello della catena? Dei fulmini migliorata? Cioè prendi tutto, andiamo dal maghetto e andiamo nell'inventario e direi che tra gli accessori c'è questo anello della catena dei fulmini migliorata. Direi che glielo mettiamo, anche se non credo abbia catena di fulmini al momento, però per il momento va bene. Il mio personaggio tra l'altro non può ancora indossare, vero? Io ci provo, non può credo ancora indossare la spada, la cosa qua del mercenario, vedo no, perché ci vuole livello 4, siamo a livello 3, non è un problema. Comunque proseguiamo sperando anche di incrociare. Aspettate, ma lassù si può salire in qualche modo? No, perché è segnalata una missione lì in cima. You joined the Inquisition when Seeker Pendergast questioned you. He was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an Elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. Ah, ok, proprio l'ho anche un po' sfottuto. Che cazzo succede? C'è un montone lì. Allora, intanto una quest che prendiamo. Mamma mia, avere il tempo, ragazzi, di poterle leggere. Qua purtroppo in parte non riusciremo neanche a leggere tutta questa roba qua, per cui le quest le faremo di volta in volta, pian pianino. Allora, prendiamo il nostro nanetto che prima era morto e ci diamo dentro come dei disperati contro il montone. Preso. Allora, speriamo che mi dia quello che mi serve, che è l'ultimo tra l'altro. Carne di montone, perfetto, l'abbiamo anche finito. Quindi molto bene. Adesso dei montoni ce ne sbattiamo altamente i testicoli e proseguiamo. Dunque, devo andare decisamente di qua. A quanto pare la missione è all'interno delle mura di questa cittadina fortificata, di questa fortezza.
Vediamo un po' che cos'è. Ma perché mi fa saltare, cazzo? Allora, faccio lo spaccone. Sì, sono l'araldo di Andraste. And do you claim to hold power over the rifts the Maker has opened in the sky? I can seal rifts, yes. Then prove it. Show me that the rifts bend to your will, the will of the Maker. Show me the power you wield. Vabbè, arrivederci. Del vostro culto non me ne frega un accidente. E ci aprono le porte. Ok, allora, qua tra l'altro... Allora, quando la bussola lampeggia... Ah, ok, in basso sulla sinistra. Premere il tasto lì per effettuare una ricerca. La direzione di oggetti nascosti... Ah, ok. You don't want to incriminate yourself, you mean? Same thing, really. Ah, ok, lo devo tenere premuto. Ah, ok, eccolo là, c'è un oggetto nascosto. Va bene, allora, intanto sblocchiamo, reclamiamo questo posto. Ok, che intanto ne abbiamo fatti 2 su 17. E andiamo a vedere che cos'è che c'è qua. Poi là. Ehi là, ciao carissimo, quanti soldini belli. 53 monete d'oro. E questa cosa ci fa sempre molto piacere. Non c'è altro, credo. Allora, andiamo... Cerchiamo di arrivare a sto tizio che ci deve fare la pozione. Ah, lì tra l'altro c'è un coso da chiudere, credo. Ma ci andremo poi dopo. Quante cose... No. Non posso prendere queste spade. Cioè, ci sono, ma non posso prenderle. Neanche i martellazzi, vaffanculo. Via, fatemi passare. Guarda, archi, roba, eccetera. E nessuno... Non posso prendere niente. Ma siete delle merde. Voi programmatori del gioco mi avete... Mi impedite di fare queste cose. Allora, leggiamo anche qua cosa c'è di bello. Vabbè, punti esperienza in più. Qua è tanta bella storia, ma nulla di... Eila, eila, bene, ciò è bene. Armatura d'avventuriero pesante e bastone folgorante. Wow! Allora, prendi tutto. Vediamo un attimo, ragazzi, l'equipaggiamento. Allora, innanzitutto l'armatura d'avventuriero, che voglio un po' capire che cazzo... No, che cazzo è mai questa roba? No, 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 che distruggi, ho sbagliato. Solo guerriero e solo umano addestrato. Ma perché solo umano? Vaffanculo, vabbè, lo venderò. Però abbiamo trovato anche un bastone sfolcorante che fa un po' più danno rispetto a quello che hai in mano tu. Per cui io te lo affido. No, prenditelo un po', scusami. Perché è meglio rispetto a questo bastone. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Va molto bene. Ok, l'armatura la venderemo. Cosa ci posso fare? Però, però, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Cioè, abbiamo una guerriera noi, eh. Cioè, non è che... Fammi un po' provare. Aumenta la vita, aumenta... Beh, cazzarola. Vai, mi avete convinto. È il cappuccio da esploratore, dove lo vogliamo mettere? Allora, no, però lo possono usare anche in... Allora, questo del copricapo lo diamo a Gian Antonio qui. Il copricapo da esplorare, che brutto che è, sembra un antico egiziano. Proprio va che brutto, un antico egizio, proprio brutto brutto. Però glielo diamo perché è utile. E queste giubbe da mercenari ce ne sbattiamo altamente i coglioni per il momento. Allora, saliamo queste scale perché penso sia al piano di sopra questo pirlottero che dovrebbe farci... Eccolo! Vaccaboia.
Ah, avete tutte le orecchie così, per cui suppongo siete qualcosa simile a un elfo. Allora, your mother sta male. Your mother can't breathe. Your father sent me here for potion. What? She was fine. She hasn't had the breathing trouble in. All right, I can help. Here, I have some already made. Go, take it to her now. Ok, allora adesso potrei portare la pozione indietro. Quindi, però non prima di aver controllato. No! Va bene, mi sono lanciato come una merda. Non prima però di aver controllato. Cosa c'è qua nei dintorni? A parte il fatto che qua ci dovrebbe essere un'altra quest da poter prendere, ma credo sia là in cima. O qui dietro. No, è là in cima. Che due coglioni. Allora, vabbè, andiamo prima avanti di qua. Dove sono i miei compagni di viaggio? Abbiamo perso i compagni di viaggio. Proprio adesso, nel momento del bisogno. Ah no, eccoli, ci sono. Allora, sconfiggiamo sti cazzo di demoni. Allora, ferma tutto. Facciamo in questo modo qua. Allora, il mio guerriero va ad attaccare brutalmente questo. Però con il suo attacco intanto più tosto. Il nanozzo lo facciamo combattere. Attacchiamo, beh, io direi attacchiamo da subito. Questo qui, con l'attacco piuttosto, lo eliminiamo più velocemente possibile. Allora, qua potremmo provare a calare l'armatura di questo stronzo, anche. E il mago, io voglio provare l'attacco di fiamma, ok? Però lo faccio su questo qua dietro. Oh, il fuocolampo. Allora, vediamo. No, direi che sto sbagliando un po' i tasti. Dove sono finiti? A cazzo. A porca merda. A porco cane. Mago, non so se tu hai già lanciato il tuo attacco, ma io ti dico fallo subito. Allora, facciamo in modo anche che questo invece mi venga a lanciare prima di tutto i triboli, i postriboli. Che battuta squallida, scusatemi. E poi facciamo. No, prima facciamo sti cazzo di postriboli, dai, i triboli. Ok. E solo dopo attacchiamo questo coglionazzo. Cosa sta facendo il mio personaggio con esattezza? Ah, sta attaccando questo. Vabbè. Il mago però non ha lanciato, credo, il suo attacco di fuoco. O sì? Non lo sapremo mai. Porca miseria, quanto grandi sono? Sono grossissimi e fanno malissimo soprattutto. Mago, abbiamo bisogno che tu faccia qualche cosa. Visto che sono in due, tutte e due corpo a corpo. Allora, mi fai un bel congelamento su questo. Ok, almeno uno l'abbiamo congelato. Siamo continuamente a terra. No, adesso li possiamo picchiare un po' selvaggiamente. Uno credo sia morto. Esatto. Adesso ci dovremmo concentrare sull'altro. No, sono morti entrambi. Ok, sono morti entrambi. E io quindi mi avvicino. No, c'è un'altra ondata. Vacca boia. Ok, ciò non è bello. Io non so se farmi sotto o aspettare in realtà. Per cui aspetterò un attimo, anzi no, vaffanculo, attacchiamo diretti questo come se non ci fosse un domani. Cassandra,
Cassandra, te stai andando dalla parte sbagliata. Vorrei che tu ti appropinquassi a questo. Porca puttana, che due coglioni. Ma questi ti attaccano alle spalle e ti massacrano, davvero? Siamo pure rallentati, ma sono fortissimi. Allora, abbattimi lo scudo innanzitutto di questo. Mentre il mio personaggio non fa un accidente se non attaccare brutalmente. Ah no, perché ha già fatto questa azione qua. E allora mi attacchi questo. Mentre, qua dietro dobbiamo pensarci, mi devi fare i triboli. Porco cane, continuano ad andare a terra i miei personaggi qui. Dai. Adesso arretri. E anche il mago qua è messo male. Porco cane, porco cane, porco cane. Allora, ci dobbiamo allontanare un attimo. Mentre è congelato. Dai, allora. Attacchiamo questo con attacchi semplici. Vorrei che anche questo nano attaccasse questo. Mentre, no, Cassandra, mi devi rimanere impegnata su questo stronzo qui, ad esempio. Ok. E lo attaccassi. Il mio personaggio invece che è messo malissimo, per cui sarà il caso che gli facciamo prendere, mamma mia quante pozioni stiamo utilizzando. Ristori un attimo, ok. E attacchi questo alle tue spalle. No, cazzo, è venuto, non è più alle mie spalle. Ma guarda te, questi cosi compaiono, scompaiono continuamente. Allora, attacchiamo questo perché è quasi morto. E devo salvare i maghi, il mago e l'arciere. Ok, perfetto, è andato. Adesso pensiamo a questi stronzi qui. Io direi che tu potresti invisibilizzarti un attimo e spostarti magari, ecco, in questa posizione. Il mago che adesso è abbastanza distante dagli altri lo facciamo attaccare. Mamma mia. Sono davvero tosti, questi. Boh, anche questo è morto, molto bene. Allora, ok, questo qua si è svegliato fuori, adesso lo facciamo attaccare con un attacco però di quelli tosti. Perfetto, è andato. Adesso però ti riavvicino qua per piacere perché non voglio che si creino casini. Anche il mago. Non ci sono altri nemici al momento, vero? Anche il mago preferirei se ne stesse più distante. Mentre io, con il mio personaggio, cercherei di chiudere lo squarcio. Ok, allora, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo dei mezzi morti praticamente. Beh, ecco, senza nemmeno volerlo, praticamente abbiamo finito anche questa missione. Io adesso direi che senza. Vabbè, tagliamo un attimo questa sezione qui, io direi andiamo a prendere. Ah no, la missione, guardate, è proprio qua. Ah no, tra l'altro ho anche saltato, visto che c'era un forziere, fermi, Depreda, davanti alle altre persone me ne sbatto le palle.
Va bene, ci sono anche i progetti, allora prendo tutto. Quanta bella roba. Ho visto che c'era anche un altro baule che prima ho saltato, per cui dopo lo devo andare a prendere, ma magari tagliamo quella parte. Oh, allora, Messer Berand. While you were coming up, did you meet a young noblewoman with blonde hair and pale green eyes? Lady Venena should be here. We need to be together when the Maker comes. Dove potrebbe trovarsi? Where would your friend be? She is my love and she should be here. I wrote to her weeks ago. I know the path up the hill is dangerous, but surely the mages and Templars would not trouble a young lady. I'm sorry, I can't help you. Please, if you meet my beloved, tell her I am waiting. Ok, va bene, dobbiamo anche cercare questa. Praticamente, vabbè, siamo dei cani da caccia, io non ho capito. Dobbiamo cercare tutte le persone che si perdono. Ah, ma vedi che no, questo è per cambiare i compagni, dannazione. Non c'è modo di viaggiare. Ok. Non c'è modo di viaggiare più rapidi? Possiamo riposare. Questo è utile. E ritorniamo a consegnare quantomeno queste missioni, poi proseguiremo a farne delle altre. Ah, eccolo qua quello che serve per fare il viaggio rapido. Ma dannazione, ma vaffanculo. Vabbè, intanto. Salve. No. Dove cazzo è il tizio cui devo dare la missione? Dove cazzo è finito? Ehi! Me l'hanno portato via? È dentro la capannina qua. Tu vecchio! Consegna la pozione. Potion and instructions on how to make it. Silas bless you. Or the maker. Or whoever. It doesn't matter, just thank you. I'll give it to her right away. If ever I can help the Inquisition, you have my word. Molto bene. E quindi qua sono altri punti esperienza che in teoria fioccano, ma dobbiamo avere anche un'altra missione che noi abbiamo completato mo. E dovrebbe essere di questo cacciatore. Consegna la cacciagione. Passaggio di livello, quarto livello, quindi possiamo mettere la spada, ragazzi. Molto bene. Allora, la facciamo innanzitutto subito. Che migliora un po' la faccenda. No, ma ho la mano libera, ma stai dicendo che fa più danno? Che schifo. Vabbè, non importa. Quindi non posso fare tutte le varie figate che potevo fare. Ma questa cosa no, non era nei piani. Allora, niente, come non detto, ritorniamo all'arma di prima. Cazzo, che peccato. Va bene, non importa, la faremo utilizzare alla tizia, alla nostra compagna di viaggio. Quando sarà anche lei di quarto livello. Allora ragazzi, mi raccomando, io ci tengo, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi qualche suggerimento se qualcuno di voi sa dove bisogna andare per fare queste varie missioni, eccetera. Mi raccomando, siate precisi perché non è una cosa semplice orientarsi in questo gioco. Noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio. State in campana! Alla prossima!